Siamo soggetti a 5, quest'oggi gareggiamo, metti a posto l'arma maledetto infame e sarà una gara veramente particolare perché siamo a ferie, arriva la pulizia, ti prego, ti prego, ti prego. Volevo festeggiare l'inizio di questo video. Mark! Che siete così antipatici, Mark. Porca miseria. Mark, sì? Non voglio chiamare polizia, sta già arrivando, okay, vero la polizia? No. No. Okay. Dicevo, gara su GTA 5 e nel mondo normale io l'ammazzo, io veramente non mi sopporto. E dobbiamo arrivare fino al Monte Ciliad. Okay. E la regola è soltanto una. Oh, dare un calcio all'auto. Buttare via questi infami maledetti e fare un video con gente seria che non sono una, loro. Vai. Allora, la regola è soltanto una. Non possiamo utilizzare veicoli personalizzati. Quindi potete rubare qualsiasi veicolo in giro. Potete anche cambiarlo durante la gara. Okay. Ma non potete utilizzare i vostri veicoli o comunque chiamare veicoli speciali, eccetera, eccetera. Il quindi mio veicolo, okay, non potete rubare qualsiasi cosa che vi capita a tiro, ma non potete appunto utilizzare i vostri. Molto semplice, che arriva prima la cima del Monte Ciliad vince. E niente, direi che ognuno si deve procurare la propria macchina. Io mi prendo questa, va. E partiamo tutti allo stesso momento. Non penso che un furgone però sia la cosa ottimale. No, Fere, buttalo. Va bene, cerco un'altra dopo, vai. Aspettate che questo vuole restare. No, mi devi lasciare in pace. No, anche da me c'è gente. No, non è gente che vuole restare. È Steffo Calataglia. Aspettate che lo devo schiacciare un attimo. No, raga, Marco, cambio auto, okay. Marco, dai. Che mi voleva rubare la macchina, non l'ho capito. Prendiamo questa. Allora, fatemi capire. Abbiamo tutti un'auto? No! No, io sto cercando. Aspettate. Una di quelle che vuole Simon e quindi ho la pulizia. Aspettate, no, che chiamo l'estere, lo so. Che noia la missione di Simon, me la devo completare. Allora, raga, io vi dico, partiamo, eh. No, aspettate. No, aspetta. Iniziamo. Ci sono, ci sono, ci sono. Via, arrivederci. Via, 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 partite. Ma ognuno per la sua strada. Punto sulla mappa. E mettitelo mentre gareggi. Via. Tanto quando vai, poi dovresti vederlo il monte gigante. Si vede lontano. Io sto, no, sbagliando Marci, strada. Marci. Ah, ma la tua macchina. E non lo so, non partire. Ti stava rapinando la tua auto? Sì, guardate questo. Ragazzi, giuro che non stavo parlando. Raga, è l'inizio più brutto che abbia mai fatto in un video di GTA. Ma forse è proprio di un video. Quindi grazie mille a tutti. Allora, siete persone terribili. Siamo in una zona brutta, quindi le macchine sono brutte. Bisogna già trovare, esatto, le macchine belle. Allora, io devo dire che ho una macchina che quasi quasi può andare bene. Non ma dico io ho per tipo tutta un gara. Furgoncino che è lentissimo. Sapete il mio obiettivo? Scusi, auto sportiva. Il mio obiettivo è trovare, esatto, una moto. Mi sei scattato? Io, cavolo. Sì, ragazzi, la Marca moto è una bella sarebbe auto, OP. Questa, sì. questa. Marca un'auto, ragazzi, bella. Io ho trovato la Porsche. Vabbè, anche io sono più o meno così. Vabbè, anche io ho trovato un'auto leggermente sportiva, decente. Ok. Ma dove siete? Che strada state io facendo? Io sto cercando di uscire dalla città. E credo di avere tipo Marca le calcagna. Ma perché più io meno sono da tutt'altra parte e sono da sola? Perché forse ti sta facendo fare la strada dalla destra. Perché alla fine o passi alla sinistra o passi alla destra. No, alla sinistra. Ok. Credo. No, camion, no, dove corro, sto finendo? Corro. Sto trovo una moto in giro. Sto finendo i pascoli. In città. Spiegami come. C'era un campo capire verde. Ok. Allora, io sto uscendo di città adesso. Ma dai, io sono ancora al centro, okay, della città, porca miseria. Lo so, infatti sono andato abbastanza no, bene. No, raga, questa macchina fa schifo, mi sto fisso schiantando. Non ma poi cammina. C'è la discesa. Cioè, dal Monte Ciad dobbiamo scendere e poi tornare in città. No, è solo arrivare in cima. Ma perché c'è la polizia che mi dai, sta seguendo? Ciad, va bene anche Ciad, dai, va bene. Se avete polizia, chiamatevi Lester, a me non interessa proprio, io sto correndo in tangenziale. Allora fatemi ma capire quello un come po' viaggia. Ma io non sto è recuperando, io sto recuperando qualcuno dietro di me, cioè davanti a me. Non è questo. Non è il problema è che il Monte Ciliad, finché non lo vedi, non riesci a puntarlo. Esatto. Io lo chiamo Monte Ciad, più bello Monte Ciad. Più breve, dai, più immediato. Allora, vediamo. Aia, no, un incidente, no. È quello? Sì, eccolo. Ragazzi, ma è una macchina che ha due stelle. Perché forse hai preso un'auto che vuole un tizio che ti fa avere che le stelle. Vuole Simon. Simon ti dà una missione in cui ti chiede di recuperare delle auto miseria. E probabilmente ti è capitata l'auto come è capitata a me prima. Mamma mia. Okay, io mi sto recuperando Steph, Easy, Io mi sono fermato qua e ho fatto il cambio veicolo. Io sto cercando un veicolo da cambiare. Nel frattempo sono nella zona delle villettine e sto uscendo. Questo picchia, raga. Questo va. Mamma, quanto dove sta il monte, però? Ho trovato una Porsche seria. È troppo morto. Seria, non frena bene. Troppo seria? Sì. No, mi hanno raggiunto! Ciao, Steffo! Io vorrei che scarso! Vorrei capire dove siete. Che nabbo! Ah, ma Steffo, ma io ho la stessa macchina! Ah, sì, ecco perché andavi veloce tu. Ma io sono da tutt'altra prenditi parte, raga, ho sbagliato strada. Volevo allora, vedere ragazzi, la mia strada fermi non tutti. Siete... No! Fermi qua. Ok, esatto, quello è il monte. Non... Raga, io ho sbagliato strada! Sì, ma è successo una cosa... Ragazzi...
Calma, ditemi. Calmiamoci. C'è un poliziotto che sta arrivando alle vostre macchine. E io me ne vado. Ha ragione. Volevo avvisarvi. Ferri ha sbagliato strada. No, sapete che è successo? Che io prima di iniziare il video gli ho fatto a Steph, ma il punto è questo. Lui si sì, tranquillo. Sì. È sempre colpa di Steph. È quello. E invece mi ha fatto mettere il punto da un'altra parte. L'unica che sbaglia, però è colpa mia. Perché gli altri ti hanno seguito, io ho preso la mia strada. Schifoso infame. Beh, io vedo il monte. Sempre che mi vuole far fare figuracce. Cioè, io non sto seguendo una strada specifica, vedo Raga, il monte. Sto rotolando giù da una montagna, sono non mi fermo. Sono nella base militare io. No, anche Steph, anch'io, ma non posso entrarci. Però è una buona strada, no? Non adatta alle nostre auto. Guarda, io non lo so perché, ma nella minimappa ho te con il teschio rosso. Perché è una taglia, se lo ammazzi ti fai soldi, giusto per dirtelo. No. Cosa? Ma si può fare, ragazzi? Sì che si può fare, no, lo puoi uccidere. Certo che bisogna anche vi sta cercando di fregare. Certo, è la vendetta, Steph, la vendetta. Ferri, hai sbagliato da sola. No, prendiamo quest'auto, mi sembra migliore. Perché io inizio a avere il dubbio che questo sia il Monte Ciliad. Posso non dirvelo? È il Monte Ciliad, secondo me hai sbagliato anche tu, Steph. Vero? Mi sa che voi è quello tutto alla destra, sta lì. No, raga, un'altra auto di Simon. Noi ma io voglio che Simon muoia. Perché no, non muore? No, è l'altro, Steph, è l'altro vero? Era. Raga, una petizione per uccidere Simon. Allora, aspettate. Io ormai arrivo a questa cima per osservare. Voi fate quello no, che vi non pare. Non posso levare. Che fail. Non posso levare. Quindi hai sbagliato pure te. Penso di sì. Non posso levare il livello di sospetto. Mi hanno seguito tutti. Tra io sto seguendo secondi. Steph in questo momento. E non è una buona idea, mi sa. Io devo un attimino aspettare di chiamare la polizia. Grazie, Simon. Sì, ti vogliamo tutti bene. No, vabbè, raga, ma qua non Dai, ci può stare. Ci vuole 10 secondi. Non è un posto adatto. Ma se non è questo il Monte Ciliad. È questo. È quello ragazzi. Là, è quello là. Ci arrivo io allora. Ci arrivo io, brutto maledetto. È quello il Monte Ciliad. Qual è? Mi esplode l'auto. Mi esplode l'auto. Muoio al 100%. È questo il Monte Ciliad, me la faccio io la scalata adesso. Raga, forse vince Fere, eh? Sì, è questo. Non ci credo, ragazzi. Sono sicura, è il monte più alto. Ma qual è questo, quello? Ciao, dov'è? Oh cavolo, Steph, ma avvisami che era così. Mark, ti ha detto che stavo morendo, il mio personaggio. Come ci arrivo? Perché lì c'è il fiume, non posso arrivarci col fiume. Ma Steph, dove avevi messo tu il punto la prima volta? Mi sa di sì. Ragazzi, mi sembra di fare una corsa di quelle tristi. Eccolo, l'ho visto crollare. Marche, aspettami. Dimmi. Aspettami. Sì, ho avuto un incidente. Fammi salire in auto con te. Non ci sono Sei auto sicuro? Qua. Ti prego, poi scendo e prendo un trattore. Ti no, prego. No, mollalo. Ti prego. Per moto. Aspetta, tizio. No, non cadere. Dai, aiuto. Che auto schifosa che ho. Porca okay. No, Steppo. Che c'è? No. Che è successo? Povero. E beh, cosa devo fare? Andiamo, da questa parte è la strada giusta. Comunque siamo tutti in punti diversi, raga. Io non so neanche se a sto punto questo è il monte. Ma infatti giusto. Io non so se è esatto il punto in cui cioè, sono. Cioè, io sai che se poi mi leggo Monte Ciliad va bene. Ma secondo me non è quello giusto. Io lo vedo il Monte Ciliad. Aspetta, io vedo Fere, un monte aspettate che ricoferesse il Monte Ciliad il suo. È il mio Monte Ciliad, questo dov'è gigante Fere? Quello lì davanti, enorme. Sì, ma sei lontanissima. No, perché adesso lo scalo. No, Fere, adesso stai sbagliando monte. Quello che abbiamo scalato anche noi è più avanti, è molto più vicino a Palito Bay il monte giusto. Capito? Io ammazzo tutti. Vabbè, segue la tua. Ragazzi, chi è l'altro che la taglia? Segue la tua scia. L'ho visto il monte. L'avete raga, visto? Ma è lontanissimo. È molto più alto di quelli dove siamo noi. Ed è molto lì c'è la rampa, ancora. C'è la rampa. Si capisce perché c'è la rampa. Abbiamo failato brutalmente. Vabbè, io scavalco questo. Dovrei apparire dall'altra parte e poi proseguo. Marche, ti sento silenzioso. Mi son concentrato perché non avendo la moto come te, È difficile, vero? È difficile. No, raga, con queste auto che non sono fatte per scalare i monti è impossibile. No, ma io vi dico solo che sto esplodendo praticamente. Io a questo punto prendo il piccone, farmo un po' di legno e faccio la rampa. Sì, sono d'accordo. Raga, penso che me la vinco. No, Steph, ma ci hai dato indicazioni sbagliate. Questa gara non vale. Poi ecco, è addirittura con la moto, Fiera. Cioè, ti rendi conto? Sì, è un cittone. Questo è perché Mark l'ha preso. Doveva lasciarlo in mezzo alla strada. No, io stavo salendo da Mark, ma alla fine mi è comparso un'auto a fianco. Ma è quello, no, oh, porca miseria. Ti ho dato io un consiglio della no, moto. No, raga, lo vedo ora. No, Steph, devi morire. Tu devi morire. Prendete un lanciarazzi e se qualcuno riesce a sparare gli altri, vale. Divertitevi. No, me ne ho investito. Anche a me. Chi? Che cavolo. Delle bestie. Prego. Ti prego. Allora, okay. Devo raggiungere assolutamente quel posto. La motocross non è male. Ma non avete idea di che auto io? Cioè, non avete ragazzi, idea. È una questione di principio farla con la Porsche, ve lo dico. Buona fortuna, io te lo dico. La motocross sta andando dai, a 5 km orari. No. Ragazzi, io ho il 4x4. Quello non è male per io scalare. Io sto per chiamarmi un veicolo, ve lo dico. Vedo cose strane alle texture. Sto per chiamarmi un veicolo. Chiamo un elicottero, vai. Sto per spaccare qualcosa.
Ciao riesco... Marci. Ciao, ciao. È lì la cima. Mannaggia te, Marco, mannaggia. Quanto è tosto il Ci sono tutti i furgoncini inutili. Sta Jeep però ha le ruote più grandi. Secondo me è buona per vai, scalare. Moto, faccio cambio. Vai. Se arriviamo alla stradina faccio è tutto cambio, più semplice. Faccio cambio. Scendi, maledetto. Sta Jeep è buona, secondo me. Perché ha le ruote grandi, proprio allora, da fuoristrada. Penso di potermi permettere di fermarmi mezzo secondo e rivedere dove sono tutti. E tanto non ci siamo. Uno, due. Ok, state proprio in piedi nel Monte Ciliad. Sì, sì, vedete sì, che sì. C'è una stradina per fare il Monte Ciliad? No, non la vedo. E se lo guardate dalla mappa la vedete. Se non prendete quella è molto più semplice. Ma questa? Ma io sto scalando proprio. Dove sono io adesso? Sì, 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 ho capito, ho capito, ho capito. Ragazzi, c'è gente che la sta facendo a piedi, forza. Voi vi lamentate con la Porsche. Qua ho visto l'auto distrutta, devo averle mollata qualcuno. Era la Porsche di Marci, secondo me. La mia. Sì, 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 sì. Ah, allora devo andare qua. Ho trovato un sentierino. Mamma mia, è mia. Sentierino ha detto. Cos'è? Ah, sentiero, oh Steffo. Ho capito. Oggi è scemo, il sentiero ragazzi. Di Rino. Il sentiero di Rino. Che marca. Io ho capito sentierino e pensavo fosse un modello di un'auto. Comunque raga, ho vinto. Non hai vinto. Come hai vinto? Eh sì. Raga, andiamo a ucciderlo. Eh sì. Adesso. Chi ho davanti? Chi è questo con la Jeep che sta cadendo di sotto? Ragazzi. Ma perché sei caduto di sotto? Non è la strada giusta, secondo me. No, io sto salendo su direttamente. Ah, no, io mi Coraggioso. Cerco il sentiero. Però, Steph, arriviamo tutti ora, eh? Sì, sì. Non Ma dov'è il sentiero, però? Mi sto perdendo. È lì, dove... No, deve è una galleria. Devi non girare a destra. Non posso girare una galleria. E devi girare appena puoi. A destra, non a sinistra, e sbaglia strada. Ma scusami, perché? È qua, Steph. No, per fare verso su. Ah, il sentiero sta qui, però. Vabbè, vedi ne prendo che un altro, ne prendo un altro. Mamma mia, oh. Quegli altri che stanno scalando senza sentiero, io avevo consigliato di prendere il sentiero. Io e sto adesso... salendo sul sentiero. Di vero che siete bloccati. Anzi, guarda, Marci sta andando anche abbastanza bene. Marco è fermo, è immobile. Come è fermo? È immobile. Dove è finito? È completamente immobile, non riesce a fare nulla. Freddy, devi andare verso l'alto adesso. E sto andando verso l'alto. E trovi un sentiero fra poco. Non è giusto, scusami. Addio. Sì, quello. Questo. Sì. Esatto. Ok, Ferri nel sentiero. Forse Ferri in vantaggio. Cerco di accorciare. Gli altri due non so cosa stanno facendo, ragazzi. Quest'auto è buona per scalare, più o meno. Cos'è questa gara? Guarda, sono fermi nella mappa. La mia non ce la fa più. Perché devi andare nel sentiero, è l'unico modo. No, Steph, ho perso il sentiero. Ferri ha perso il sentiero. Raga, sono caduta di sotto. Cioè, sta no, roba è impossibile. No. Ferri anch'io, aiuto. Con un'auto che fa così raga, schifo. Sta arrivando la gente a piedi. Gli NPC arrivano a piedi in questo monte. Già, bravi che fare? Stanno a scalare. Vabbè ragazzi, vi arrivo a piedi anch'io, basta. No, ti prego. Penso di farla anch'io a piedi, mi sono rotta le scatole con questa Jeep. Che poi era la stessa che aveva Marci, però la mia è rossa e la sua è nera. Vi scongiuro. Allora, riproviamo a prendere il sentiero. No ragazzi, non si può salire. Non ce la fa l'auto. Neanche a piedi. Come neanche riesce. A piedi. Dai, no, non mi scoraggiate così. Ragazzi, ho perso la macchina. No, Mark è quasi al sentiero. Ferre è nel sentiero. Basta solo seguire il sentiero. Ma scivola, non è adatta. Vorrei chiamarmi una delle mie auto. Io ce l'ho le auto adatte. Diglielo, Marci, che io e te abbiamo la stessa auto. Perché avete sbagliato strada. Ma non va più. Non andava lì dietro. Mi ha visto anche Mark, che ero dietro di lui, che non riusciva a salire. Ferre, qua che la fa piedi. Non ho fatto la stessa strada di Ferre. Infatti, lui è andato da un'altra. Non è passato dal sentiero. Dalla montagna. Esatto, è raga, passato io l'ho fatto dalla montagna. Montagna. Però che la moto da cross era easy. Appunto, grazie. Infatti, questo, io ripeto, questo è Mark che l'ha preso. Doveva non mi ha preso, non sono neanche salito nella sua auto. Ferre, ma alla fine. Ma ti ho fermato io, ti ho dato io una mano all'inizio. Appunto. Raga, io sto correndo, non so dove marci, ma io sto correndo. Il ma vero vincitore sarà il terzo, il quarto, io. Sarà il primo che la raggiunge a piedi. Marco sì. È silenzioso. No, ragazzi. Ma come Marco è silenzioso. Ma come Steph ha ucciso Marco? Grazie, Steph. Sei tutti noi. Dov'è il maledetto? No. È entrato in modalità passiva quello. Sono qua vicino, però. Aspetta. Ma a me quanto manca? Se no poi. No, raga, mi manca tantissimo. Perché sei in modalità passiva? No, non Chi vale. In modalità passiva. Non vale. Modalità passiva non vale. Guarda, non sono in modalità passiva. Sì, sì, sei trasparente. No, io ti vedo. No. Sei trasparente. Sei trasparente, lo vedo anche da qui. Aia, aia. Come quindi Mark non considera arriverà. Devi fare tipo select e togliere la modalità passiva. Quindi, raga, non arriverò farlo. Mai, io ve lo dico. Io è troppo lontana. Matematicamente, quindi era come guardatelo. Se arrivassi. Guardatelo. Sono a piedi. Disperato. Sta arrivando anche Mark a piedi alla fine.
Come a piedi? Perché sì, l'hai ucciso. Esatto. Steph, però io ci metto, ragazzi, secondo me, altri 10 minuti. Sì, infatti io vi lascio, vi abbandono. Ma come ci abbandoni? Sì, sì, sì. Cioè, Ferri, alla fine tu non completi mai le gare, neanche oggi la completi. Ma è per colpa tua che mi hai dato una strada sbagliata. Fai schifo. Mark, prossima volta organizzo io una strada e do la strada sbagliata sulla set. Ti voglio vedere. Va bene. È caduto il personaggio giù. Ma come fa a caderti a capire? No, ragazzi, poi fai giù. È andato. No, no, ragazzi, sta proprio cadendo. E rialzati. Ciao. Tra poco dovremo vedere Fere. Ciao, Vate. No, a almeno vedere. A vederti. Poi non arriverai mai. Cioè, io non ti aspetto. Guardami, però, ci sono, eh. No, non ti vediamo ancora. Zitta, zitta. Io forse ti vedo. Affacciati bene. Noi siamo affacciati. Eccola. Come state? È lì. Steffo. Sì, sì, è lì. È lì. Dai, non mi sparare, sono arrivata. Non rompere le scatole. Cos'è che facevi all'inizio della video quando io facevo l'intro? Ah? Mi sono incartato. Dicevo, cos'è che stavi usando all'inizio quando io stavo facendo l'intro e mi hai rovinato l'intro? Fucile a pompa. Quest'arma? Fucile a pompa. No, poi esatto questa. È che non ci arriva. Però non ti carico, esatto. Aspetta. Eccola. Fermo un attimo, devo fare un test. Fermo. No. Pere. Smettila. Mi sta mirando. Aiuto, cos'è un missile? Mark, ci sta tirando i missili. Esatto. Aspetta. Siete troppo piccoli, è impossibile prendervi. Oh! No, mi tirate fuochi d'artificio. L'ho ucciso. Oh mio Dio, con il lanciarazzi non fallisco mai, raga. Io e il lanciarazzi siamo una cosa. Adesso uccide anche Mark. Raga, ci fermiamo prima che Ferio ottenga l'onore di arrivare. Marci, neanche ne parliamo perché è rotta dalle montagne. Rotolando. Almeno io a piedi l'ho fatta. Un po' di onore l'ho tenuto. L'importante è ridere, raga. Eccomi qua. Ciao, ragazzi. Eccomi. Allora, Ferio non daremo la soddisfazione. Ma sono arrivato. Ma sono fuochi d'artificio. Sì, festeggiamo, Fere. Beh, ma li devi tirare in alto per festeggiare. No, sono rotto l'atto. Dai, ragazzi, aspettate, mi sto arrivando. Vieni qua. Ho detto delle esplosioni, eh. Niente, tutto a posto. Raga, ci fermiamo così. Qua sotto, compagnia, altri video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.